Buongiorno, buongiorno e buon dopo pranzo. Salutiamo subito la Tyra che è già arrivata. Salve, ho mangiato dei gnocchetti con il sugo, molto buoni. Io adoro i gnocchetti, quindi ho mangiato bene, grazie, sì. E ora sto finendo il caffettino. Oddio, il caffettino, mi sono fatto una moca intera solo per me. Non è un problema, adesso lo finiamo, quindi dopo che arrivano gli altri io finisco di sorseggiare il mio caffè. Sperando uno stimoli dell'altro, se no li devo lasciare qua, sarebbe un problema. E poi chiaramente ci rituffiamo in questo magico e meraviglioso mondo qual è il Final Fantasy VII. Ad ogni puntata che passa sono sempre più catturato da tutta sta bellezza, Spero mangiato bene anche lei, signorina, e spero si stia godendo questi giorni a casa, finalmente. Che se no ti perdi sempre gli appuntamenti, perché chiaramente ti tocca lavorare. E quindi dai, spero che le giornate a casa stiano andando bene. Magico mondo delle Lely Kelly, Grande Lely Kelly. No, invece niente Kelly, però salutiamo Kelly. E quindi ci accontentiamo di Final Fantasy, che va più che bene ugualmente, ecco. Penso e spero che l'audio vada bene, perché vedo che mi stai rispondendo in chat, quindi tendenzialmente si sente nella maniera corretta. Allora, un momento che finisco il caffettino, abbiate pazienza. Costine con patate, guarda là come ci si tratta bene, che bellezza. Ma che bellezza! Ah, tra l'altro io non vedo l'ora che arrivi di Capriole, perché lei in teoria oggi faceva il barbecue. Voglio sapere com'è andato il suo barbecue. E che cos'è? E qua mangiate tutti bene. No, io ieri alla fine con quello, come si chiama, col salmone che ho mangiato, lì mi sono steccato malissimo, ero pieno tutto il giorno, non me l'aspettavo. Era un signor trancetto, per carità, però addirittura di restare morto tutto il giorno non me l'aspettavo, però molto bene, molto buono, ecco, molto soddisfatto. Una discreta Pasqua e Pasquetta, poi c'è anche il sole, come poter non godere di questo sole in quarantena, è meraviglioso. Allora, un attimo che mi faccio l'ultima sorsata del caffettino. Ok, e anche questa è fatta. Poi mettiamo su Telegram la feed che siamo live e noi siamo pronti, e noi siamo estremamente pronti a cominciare. Allora, sistemiamoci, prendiamo il pad in mano, tac, andiamo a fare continua dove eravamo, andiamo a mettere un attimo le schermate giuste, per esempio, ci siamo. A quest'ora starà mangiando ancora, su sono lunghi, anche questo è vero, ma secondo me, eccola qua, l'abbiamo summonata, salve Capriole, e ciao anche a Francesco, ben ritrovati. Vedi Tyra, funziona sempre così, basta dire una pizzicata a Capriole e lei arriva istantanea. Meraviglioso, intanto siamo già in 6, vi ringrazio veramente mille per la vostra presenza, spero avete pranzato tutti molto bene. Io ho appena finito, con dato di caffettino, ed eravamo qua in compagnia della nostra dolcissima Arit. Momento che mi oriento, abbia pazienza. Per orientarci dobbiamo andare avanti di qua, ma meraviglioso. Qua vendono qualcosa, mi scusi, ce l'ha una soda? Sui soft drinks? Volevo una soda, questo non ha capito come funziona l'Hula Hoop. Lui invece deve metterla attorno alla vita e poi fare il movimento sexy. Così non funziona se non l'Hula Hoop, io glielo dico. Però non ha capito, non ha reciso. Wait, elicotterone. Deck is all clear! Rope's good! La sim della Nintendo Switch, onestamente non penso esista una sim della Nintendo Switch, mica non c'è l'urale. Mai sentita di una sim card della Nintendo Switch?
Comunque no, devi solo collegare input ed output tra switch e televisione e poi collegare il tutto qua all'USB dal PC, o almeno io devo farlo così perché ce n'ho Another Turk. A real man on a mission. No, non ha bisogno della memoria, perché tu non ce l'abbia di base, non ti serve spazio. Non la necessita, perché in capture fa tutto pari fatto. Don't care. E salve anche al buon Ares. Let's stick to the back streets? Ah. There will be monsters. Forse sul mio canale comunque c'è un tutorial sul game capture. Non mi ricordo se l'ho solo unboxato e fatto vedere come funziona o se faccio vedere anche come collegarlo, almeno spiegarlo, non me lo ricordo, però forse trovi sul mio canale su YouTube un video sul game capture che utilizzo e come funge. Potrebbe essere, ma non ne sono sicuro. Non mi ricordo, l'ho fatto un paio d'anni fa, credo, quindi non mi ricordo cosa vado a spiegare in quel video. Però noi possiamo andare a farci i cazzi nostri dall'altro lato? No, perché qua è la stessa zona del prima, dove che ci stavano le... Ma non mi faccio scoprire, signorina, lasci fare, stiamo esplorando. Oh, mi scusi, non volevo urtarla, però se levi la cazzo, grazie. Allora si può trasmettere dal TV, beh, cioè... Fega, tu ovvio, tu giochi guardando il TV, però il cavo è collegato al game capture, che a sua volta è collegato alla console e poi tutto rimanda al PC. Così io gioco ovviamente guardando la TV e poi vi leggo tramite player PC. Ah, si stava usando la carissima Aerith. Allora, tenendo premuto triangolo e poi rilasciando Aerith, attacca con tempesta, quindi potesse funzionare al tempo di ricarica, onesto. Lo proviamo poi che magari sta un po' più carico adesso. Due porcate, pazienza. Aspetta, c'erano delle casse. No, in realtà forse questa è la direzione giusta. Aspetta, mi sono perso. No, era questa la giusta, questa la sbagliata. Okay, era visto che stavo solo per lei. Certo, ci vuole il cavo. Ci vogliono due cavi HDMI ovviamente, perché non te ne basta più uno solo per fare TV. Console devi fare TV. Game capture e poi game capture console. I've got this. Don't you mean we've got this? Ma ecco, oh caputtana, non si ciucci cloud, e che cos'è? Boh, però questi sono scarsi, non andiamo a sprecare una terrestre, onestamente, sarebbe un peccato. Attenzione, c'è un bivio. Non so qual è il bivio. Noi dobbiamo andare tipo a cagarissimo rispetto alla mappa che abbiamo. Però vorrei comunque esplorare tutto. Si può? Sì, si può. That way is a dead end. They were doing some construction. Vabbè, se il piccolo cieco va bene, vuol dire che abbiamo beccato la via secondaria per vedere un po' di cose. Spero. E siamo in otto, grazie mille, veramente grazie mille per essere in otto. Grazie, veramente grazie. E buona Pasquetta ancora, buona Pasquetta ancora, che state passando in mia compagnia, grazie. Forse più tardi arrivano anche altri appuntamenti anche con il Gianca, attenzione, io ve la butto lì. Con la TV in 4K funziona, è figa, io ho un TV 4K, quindi non ci sono problemi. Il problema è quanto potente il Game Cap, perché ad esempio un Game Cap non è abbastanza potente. Forse arriverebbe ai 1080, ma dipende anche dal PC, cioè ci sono troppe cose in ballo. Se puoi avere il pannello che vuoi, però dopo dipende dal game capture e dal computer e dalla linea internet, come tu vuoi puoi trasmettere e registrare. Ad esempio io fare in 1080 non mi fido, perché il mio computer non è abbastanza potente da bypassare tutto il segnale, quindi le limito a 720. Però il mio game capture sarebbe in grado di farle a 1080 per esempio, però dipende troppo da tutti questi fattori. La mia linea è perfetta, game capture è buono, comunque è stato un ottimo rapporto qualità prezzo, però purtroppo il mio PC, spero di avere una botta di culo di beccare qualche soldi in qualche modo, nonostante la crisi, magari che ne so, una liquidazione, qualche bonus, che cazzo ne so, è per prendere uno nuovo più avanti. Allora aspetta, signorina, magari devo parlare con lei. Dobbiamo fare i pigiatori. Ci stava un momento pigio. Allora, il bivio a sinistra. Siamo andati nella sinistra vera, tra l'altro. Non buttare niente. Io gliela butto. Dove mi pare. Perché siamo in licenza.
Facciamogli vedere i muscoli. Mamma mia, quanta potenza questo uomo. Vada. Ah, I knew it. Mamma mia, la stiamo ammaliando fortissimamente. Secondo me. Vai Cloud, fagli vedere la presenza. Così poi facciamo le cose giuste. Ma dove stiamo andando per curiosità? Di qua, va bene. Con Team senza fibra si può fare. Boh, dipende quanto. Non lo so, io ho la 1 gigabit secondo e quindi non ho problemi. Dipende cosa c'hai te. Dipende cosa c'hai te, in base a quello puoi vedere quanta qualità streamare. Dipende tutto se c'hai una 20 mega, 50, 100, cazzi mazzi, che succede? Porco tu. No, che sono questi? No! Non mi attacchi, questo è tutto. Ma sì, ma vabbè, ma non rompete il cazzo, vai di tempestona! Ah sì, guarda che succede. Arca puttana, però abbiamo preso delle cose importanti. Aspetta, magie. No, aspetta, sarà. Porca puttana, la sua abilità. La sua PM. No, preghiera. Vai. Sì, sparavo un po' di potenza, effettivamente va bene. Dovremmo giustamente potenziare la sua magia. Con quanta leggiadria comunque schiva i colpi. È troppo elegante. Mamma mia, volteggio. Bellissimo. Bellissimo da vedere. Oplala. Volteggio. Aspetta, fai una preghierina. Volteggio. È impossibile non adorare Aerith, penso, dalle movenze, dalla parlanza, dall'eleganza. Grande personaggio. Ma mi stanno piacendo praticamente tutti, anche i secondari, devo essere onesto. A parte Biggs, che è un po' che non si sa cosa combini. Aspetta, vediamo. No, di qua penso si vada avanti, quindi qua forse c'è qualcosa di secondario da prendere. Forse no. Ah, invece. Oh, attenzione. Ma quanta reattività abbiamo. Forse potevamo evitarlo prendendo la scala qua, non vorrei fare questa festa. Ma... braccialetto nero. Questo è rosso. Ah no. Non potevamo, dovevamo fare per forza così. Vediamo un po' questo braccialetto nero però. Perché. Come? Dove sta? Ah, avevamo anche uno. Orca puttana, non l'avevo visto. Questo è interessante, però ti fa togli via un po' di difesa. È bello perché c'ha tre slot e non sono pochi. Protezione di blocco dalla scena per migliorare l'efficienza delle materie. Beh, questo è carino perché magari le materie funzionano meglio. Però non volevo. Per adesso non voglio sfavorire troppo la difesa, ecco. Comunque siamo uno stile di gioco che prendo tanti colpi, no? Però uno di titanio, che fai? Lo butti? No, che non lo butti. Quindi ci mettiamo questa. Non ci ha chiesto di mettere. Ah, no, aspetta. Adesso abbiamo un altro slottino. Vediamo cosa potremmo mettere. Perché noi per adesso abbiamo l'energica e va benissimo. Questa che. Permette di usare magie che curano le. Ah, ok, no, per adesso no. La rianimante, vabbè, che se la tenga Barret per il momento. L'ardente ce l'abbiamo. Potremmo metterci una galvanica, onestamente. Penso. Vediamo qua che altro abbiamo. Materia che aumenta la magia. Effetto massimo. Ah, beh, anche questo non è una cosa brutta, però. Materia che permette di usare automaticamente energia, no. Sono indeciso tra. Dov'è cazzo? Tra questo. Quello ci dà più magia e non è una brutta cosa, assolutamente. Oppure un'altra magia. Ma metterei questa, onestamente. Per adesso almeno. Poi magari cambiamo in corsa, vediamo. Ma vediamo. Ma salve al buon Adil! Ben ritrovato, ben ritrovato! Bello vedere che tornate costantemente in questi appuntamenti.
Allora, talismano darebbe più difesa magica e spirito. Lo spirito non so cosa faccia, onestamente, non so che caratteristiche abbia. A discapito proprio un po' di forza e potenza fisica. No, questo sarebbe una cosa migliore piuttosto per Aerith, visto che lei della forza fisica se ne fa una sega. Anche perché non c'ha nulla. Io gliela metterei quella adesso, figa. Possiamo anche fare altre cose. Gli metterei, visto che ne abbiamo tante di galvanica, io metterei una galvanica, mi sembra una cosa abbastanza onesta. Così o c'ho il tipo di slot collegati, no? Effettivamente avevo notato che certi sono separati e certi collegati, e onestamente non ho idea di che cazzo voglia dire. Immagino che magari boom, mettendo le due simili si potenzia, no? La butto lì. Proviamo, già che mi hai messo la pulce nell'orecchio, io proverei. Allora, togli. E questa cos'è? La premonitrice. Proviamo a metterne una verde qua. Magari... No, penso no, mi sembra di no, ma era giusto provarci. No, non so come funzionino queste collegate, effettivamente. Ho provato a fare sta cosa, ma non mi sembra di effetto. Però... magari lo scopriremo più avanti, chi lo sa. Qua abbiamo finito di guardare le cose. Sì, siamo solo scesi perché dovevamo farlo per forza, perché abbiamo preso la cassettina. A spasso con la signorina doveva essere il titolo della live. È vero, è vero. Sono stato, diciamo, romantico, in compagnia. Ho l'onore di stare in compagnia di Aerith. No? È più romantico. A spasso era più rude. Che siamo in fondo siamo romantici. Anche Cloud lo è, anche se non lo dà a vedere. Allora, vediamo che succede fin qua. Altri mostri ciattoli, roba. There, check it out. The heart of the slums. Ok. Mamma mia, che vista romantica. Due cuori, una discarica. Well, we did take a detour. Getting tired? No. Me, I'm feeling a bit hungry. How about you? Amazed. You're in for a treat when we make it back. Don't have time. No, come non abbiamo tempo. You'll want to make time for my mom's cooking. And that's the final word on it. We'll get home quick and eat ourselves stupid. Cioè, Cloud, io ti devo insegnare due cose. Cioè, Jesse, che te sbava niente. Aerith, che l'hai appena conosciuta, già ti invita a casa a bagnare. E poi, secondo me, Tifa comunque sotto sotto, ecco, un giro se lo farebbe, no? E tu che fai? Dici sempre nonno, grazie, ma ti sembra il momento. Ma sei scemo. Ma sei scemo. Ma vi pare? Ma vi pare questa comportazione di Cloud, signore? E vada, subì, e vada, si lanci. Che fa? Allora, che ci sono un po' di mostri ciuattoli. Salve a Phantom, che lo vedo in chat, ma non ancora letto il messaggio. Bella lì, bella lì Phantom, sempre un piacere. Allora, questo ti avviene. Sì, la leggiadria di questa signorina è leggendaria. To e ta ta ta. To. Aspetta, facciamoci una curatina. Più per me che per Cloud. Get him! Orco, ma sei scemo! Cloud, mi difenda, che cazzo! This one's for you! This one's for you, va bene. Let's go! Aspetta che leggo i messaggi. Ma se la Twitch manda le notifiche, no, ok. Ah, dice sì, Ares dice sì, a me non arriva mai niente, mi perdo sempre metà live. Sei sicuro? Beh, immagino tu sappia come funziona di Twitch, quindi probabilmente la cosa che ti chiederò sarà stupida, ma assicurati di aver attivato la campanellina in alto al player dove c'è la campanellina del fuoco. Magari per qualche motivo è disattivata, assicurati che sia attiva, non si sa mai. No, da qua penso siamo venuti, no? Secondo me no. Perché sì, da quello che vedo le notifiche di Twitch sono belle performanti, quindi mi farebbe strano se non le vedi. Secondo me stiamo tornando indietro. Aspetta che non ne ho da quale vedere. Siamo tornati indietro? Secondo me se... Ad ogni modo non c'è niente.
quindi a posto. Facciamo finta di aver esplorato zone nuove. Prenda la scala, giovanotto. Sai che hai ragione, no? Madonna. Questa è una cosa da newbie, però ho fatto. Mai deluso. Ovviamente si scherza, Allora, però abbiamo risolto il problema e di ciò sono molto contento. Ah, che cazzo, aspetta. Cancelli da aprire. Aggira il cancello e prova ad aprirlo dalla parte opposta. Ah, ok, no, quindi penso che si debba... Però è una cosa secondaria. Non penso di dovermi fare la strada indietro. Penso che da qui poi si faccia. Spero. Non vorrei perdermi cose secondarie, come detto. Però mi sembra in senza senso dover tornare tutto indietro. Quindi lo faccio come se lo giocassi con la mia testa. Cioè, quello che cerco di fare sempre. E quindi l'istinto mi dice di non dover andare là. Però mi dice di andare da qua. Che c'è? Muschiamo qua. Ah, ok, ci sta. Sì, lo prenda. Va bene, buona mangiata. Buona mangiata. Che domani ci becchiamo più tardi, dai. Tanto comunque faremo un'oretta e mezza, due ore come al solito. Quindi magari ci ribecchiamo poi. Oh, che te sei fatto, te sei pure preso l'insulto in triestino da Tyra, eh? Io te lo dico. Passiamo alle parole pesanti. Allora, se dobbiamo andare da là, noi proviamo ad andare prima di qua, però. Questi mecha, però, mi fanno spavento. Giocassi con un... Senti cosa sei posseduto. Magari c'ho tante personalità anch'io, che ne so. No, magari ogni tanto seguo i vostri consigli, faccio cose che mi chiedete, così, no? Però in questo caso farò così. Allora, se va avanti, quindi vediamo di qua cosa c'è. E poi sapete che io parlo dandomi del noi, quindi ci sta. Ah, figa, come si apre? Questa la dobbiamo aprire, cazzo, c'è un bordello in mezzo di roba. Non è che magari c'entra con questa. Agire il cancello e prova ad aprire. No, vabbè, questa è la zona dove eravamo prima, quindi. Non dovrei. Mona si dice. No, veramente! Anche in Emilia si dice Mona! Ma nel senso di figa, con lo stesso significato di qua, Mona uguale figa? Ma sarebbe incredibile, non l'avrei mai... Cazzo, quindi non posso andare in Emilia Romagna a dire sei Mona, perché lo capiscono, buona sapersi. Ma incredibile, pensavo fosse una cosa solo di Trieste e Veneto. Sconvolgente. Ah, sì, guarda, da qua sblocchiamo. No, e quindi abbiamo fatto bene a non tornare indietro, sarebbe stata una tragedia. Però questa voglio capire come aprirla, cazzo. C'era un bordello di roba. Perderla sarebbe un po' delittuoso, secondo me. Quindi poi dobbiamo vedere. Porca puttana, uno smogante! Ma che nome è? Smagliate. Dove cazzo spara lei, signorina? No, questo mi spara la tozzeria. Eto. No, perché mi insegue a me? Claudio, non stai facendo il tuo lavoro di cavaliere nonché principe azzurro. Questo punta a me, figa. Aspetta, no, perché non c'ha manco la roba. Senti, pigliate un crio, stronzo. Oh. Abbiamo cazzeccato la magia. Vogliamo fare un'analisi prima che muoia. Era anche vulnerabile al furto. Bella così. Allora, vediamo un attimo due messaggi. Belinone, che vuol dire? Ti menano, bene, beh, no, mi dispiacerebbe essere menato, specie perché io adoro la cadenza dell'Emilia Romagna, come cadenza così di lingua, quindi sono contento di avere un emiliano tra noi, tra i fautori. Ora sarei ancora più ben voluto rispetto a prima. Aspetta però, non vorrei perdermi la porta. Dove cazzo ci sta? Come... Ci starà un... Passepartout. Che succede? Ah, ma guarda un po' Gibonzi qua. One more shot. E poi arriva
Capriole con la finezza, paroca. Ma dove spara, signorina? Mi scusi, ne voglio bene, ma deve sparare. Allora, però, calma e sangue gesso, come apriamo la porta? Noi siamo qua della porta, ma... Ah, aspetta, ci sta la scaletta che probabilmente ci fa andare a... ad aprire il portoncino. Questa potrebbe essere una buona sciocca, onestamente. Olè! È aperta? Meraviglioso, evento secondario terminato. Sono contento che stiamo facendo un sacco di cose secondarie. Per adesso in teoria non abbiamo mancato niente. Ecco, se non c'era qualcosa di strano e di nascosto che non me ne sono accorto, abbiamo fatto tutto di tutto. E ciò mi rende molto soddisfatto, devo dire. Allora, penso si debba andare della... Se... Ancora! Signor Boggy! Che cosa? È sala caduta, ma vaffanculo. Sì, ma Cloud, porca puttana, se non lo guido io è un rincoglionito. Ma da parte la Square, con l'intelligenza artificiale non si smentisce mai, Anche con un po' come Pippo e Paperino, che sono tutti stronzi. E qua non facciamo eccezione. C'è tipo un cazzetto, sto cazzetto qui, come si va ad andare in sto cazzetto qui di mano? Forse è questo? Ah, ok, sì, allora no, abbiamo esplorato, a meno che non si possa andare qua su, no? L'adoro le lezioni di dialetto. prima o poi dovrei insegnarci altre parole in genovese, però, mi scusi lei, perché qua ci siamo fermati a Belin da troppo tempo. Ma se noi andiamo prima qua su, gli è secca? No, non gli è secca. Cloud è il nuovo Paperino, cazzo. Ah, spingiamo, spinga. Usi i muscoli. Vediamo se risolviamo qualcosa di interessante. E quindi? Non l'ho capita. Magari servirà più tardi. Qua c'è un'altra scala, però. Prima di andare avanti, guardiamo tutto. Si può entrare qua dentro? Permesso? Non siamo i ben accetti. Allora andiamo qua su. Ah, mo possiamo scendere di qua. Ah no, non scendiamo, ma andiamo a fare le acrobazie, va bene. Per chi lo sa, probabilmente stiamo già andando a fare quello che dovevamo fare se andavamo là dalla porta. Magari ci diceva che dovevamo attivare la corrente e lo stiamo già facendo. E che ne so, ormai siamo da qua. E che ne so. Ah sì, cazzo, non l'avevo vista la leva. Pigi! Dobbiamo pigiare. Ecco. Nice work. Mamma mia. Way to think ahead. A suon di esplorare abbiamo fatto tutto direttamente senza neanche sapere cosa dovevamo fare. Yes, we're home free. No need for things. Ho pigiato bene, ho pigiato bene. Mm-hmm. Siamo stati dei gran pigiatori. Mm-hmm. Ma noi dobbiamo pigiare anche altro, scusate. Allora, di là se va dritti giusti, quindi noi deviamo un attimo da qua. Possiamo sfondare la porta? Ho capito, c'hai una spada da 2 metri, non puoi spaccare un lamierino? Ma sei scemo? È un po' tipo il Nemesis, ho visto il gameplay di Resident Evil 3 Remake. Onestamente ci sono delle stronzate di scelte tecniche, che porca puttana. Però non possiamo, sono già troppe forti che non possiamo sfondare. Ci voleva Giangiame. Ci voleva Giangiame. Purtroppo Giangiame non è tra i personaggi giocabili. E quindi niente. Lasci fare, Capriole, ti sguardi inconsulti. Era giusto dirlo, era giusto dirlo. Allora, aspetta, illusione colossale. Sì, devo dire, l'ho guardato tutto. L'ho guardato tutto. Intanto è fortissimo. E questa, secondo me, è una merda.
Ma che porca troia, non puoi far spendere 70 euro alla gente per quelle pochissime ore di gioco. Per me è un po' una merda. E poi, figa, l'ho trovato in certi tratti un po' una merda, onestamente. Bellino, però, ecco, intanto Resident Evil il remake 2 secondo me faceva più paura. E ve lo dice uno che se cacca sotto con le ombre. Perciò, ma ha lasciato perplesso. Sì, 70 euro è una truffa. Anche se te lo rigiochi 2-3 volte per farlo ai livelli di difficoltà più alta, non vale quella spesa. E neanche col fatto che abbiano incluso la parte online. Non puoi spendere 70 euro per storia per quella parte online. Che è carina, per carità. Purtroppo l'ho provata poco e mi interesserebbe giocarci di più. Valuterò se acquistarla a parte. Però, figa, sei pazzo. La dovevi fare, cioè, non più di 40 euro. Per quello che offri non potevi darlo a più di 40 euro, secondo me. E secondo tanti, in realtà. Attenzione, c'è un sound. Quindi deve esserci una macchina. E ci credo che poi ti perdi, mi ha detto. Ma sei pazzo, io non mi perdo. Vorrei comprare... Ma signorina, volevo comprare le cose. Si compra qui? C'ha lei il sound? Da comprare, niente. C'era una canzone, però non mi fa interagire con niente. Anche perché in realtà non ci sono i simboli dei negozi, quindi no, diciamo che probabilmente non posso. C'è solo la panchina, tra l'altro, ok, quindi niente. Però andiamo avanti, siamo obbligati per adesso. They're working for Wu-Tai, isn't it obvious? There's still a lot of smoke rising from the rubble. So they don't have to break the ceasefire. Fallen beams and other debris continue to hinder rescue efforts. The fires appear to have been mostly extinguished. So if we help catch the bombers, we get a reward or something? That's the director of Shinra's Advanced Weaponry Division, isn't it? Enough of that doom and gloom. But would you mind answering a few questions? Targeting reactors. Can you give us any updates on the status of the reactor? What kind of damage did it suffer in the explosion? Are we in any danger? Mako Reactor 5 has been temporarily shut down, and all fires have been successfully extinguished. The situation is under control, and the people of our fair city need not worry about any additional complications. We are in the process of conducting a full forensic investigation. But we suspect the device used was similar to that employed in the attack on Mako Reactor 1. The perpetrators of that atrocity were filmed making their escape. These agents of the eco-terrorist group Avalanche are currently believed to be in hiding somewhere in Midgar. And given that this group has now attacked two reactors in quick succession, can they really be stopped before they strike again? What do you think? Ma sei impazzita. Have no fear. Shinra will keep Midgar safe. Okay, time's up. Ma che è una dittatura qua? Censurano le telecamere. Solo noi possiamo fare la teocrazia. Ma che cos'è? Comunque, già una volta sull'ottavo capitolo. In realtà mi sembra che dell'ottavo capitolo sia già stato confermato lo sviluppo iniziato nel 2017. Proprio in questi giorni circolava la voce che dovrebbe uscire nel 2022 e la cosa sarebbe abbastanza plausibile. Insomma, 5 anni di sviluppo sono onesti. E in realtà stanno facendo voci insistenti anche sul remake del 4 adesso, in queste giornate, che dovrebbe uscire nel 2000, no? O forse era il remake nel 2022 e il lotto nel 2021, non mi ricordo. Vabbè, comunque li stanno facendo uscire a cadenza annuale ormai. I Resident Evil, tra una roba e l'altra. Place is really hopping, huh? Nice side effect of the train situation. So, what do you say? I'd love to, but... E non abbiamo tempo, mi scusi. Non ci freghi la signorina, ma che cazzo fa? Penso che dobbiamo andare dritti più che di qua, onestamente. Però c'era. Posso ci fa andare o no? Siamo in camminata lenta, potremmo andare. Comunque, ecco, riguardo Resident Evil, ecco il 7, ecco come è stato prima giocato.
Kagumano, ma l'ho guardato. Hey, my house is this non mi è sembrato per niente male il gameplay, eccetera, però non ho capito dove volevano andare a parare con la storia. Ecco, l'ho vista molto slegata, cioè dal 4 in poi un po' slegata la storia. C'è stato un balzo temporale troppo grande, mi è sembrato. Non sono Cloud. He's a mercenary. And currently my bodyguard. That's Oates. Aspetta, ma chi stiamo parlando? See you. Possiamo andare avanti, scusa. Two peas in a pod. Perciò, ecco, il settimo interessante, però, ecco, nella storyline non ho ben capito come volevano metterlo. Non vorrei sfuggisse se fosse l'ennesima saga dove sfugge di mano la trama per troppo espandire. We all want to see the reactor. Oh, that's right. You're supposed to come by the house. What for? I don't know. You're just supposed to. Well, guess we have a new destination. I should probably explain. The Leaf House is the local orphanage. That's where all these kids live. Hey, Aerith, where'd you go? The church again? Next time, we should all go together. Sì, l'ottavo, ecco, non so bene come lo faranno, però ripeto, ecco, dal primo al quattro ho visto una certa linearità, insomma, in un senso. Poi dal quinto in poi, tra alti e bassi di produzione, ho visto un po' di pasticci. Poi, magari ne sapete più voi. Anytime. How do you manage to find so many anyway? Oh, I have my ways. And him? He's my bodyguard, just until I get home. And you're sure he's up to it? Maybe. Che senso, maybe? Mi scusi. Since I'm so generous, I gather medicinal herbs for his patients sometimes. Che bello. Here's the leaf house. Ecco, per quanto sia sempre, nel primo capitolo, zona di bassi fondi, là si vede che sono catapecchi. Qua sono riusciti ad attrezzarlo un pochino più simpatico. Immagino sia una scuola, infatti, tutti i bambini, giochi. Carino. There you are. We're back! And we brought Aerith with us! Sorry to make you come out here. Don't be. It's on my way home. Well then, I hope you won't mind me asking for some flowers. No problem. How many? All you can carry. What with all the doom and gloom we've been hearing on the news recently, I thought some flowers might help cheer everyone up. I'm sure they will, and I'd love to help. Let's all wash up before our meal. Dopo il 4 hanno cominciato a inserire tutto, sembra che nell'ottavo ci saranno dei lupi mandando a posto degli zombie. È vero, avevo sentito sta cosa, però onestamente a me sarà un marchio di fabbrica dei giapponesi di far cazzate con le loro saghe ogni tanto. Io non le capisco, non le comprendo, perché figa. Hai fatto l'1, il 2, il 3 e anche il 4, che sono appunto, hanno una storyline che parte dal 98, dal luglio del 98 fino al 2003, se non sbaglio, perché il 4 dovrebbe essere, l'ho letto proprio in questi giorni perché mi ero interessato alla saga, quindi per la storia, dovrebbe essere fatto 5 anni dopo qui al 98, quindi nel 2003 con Leon. E là, fino là c'era un senso. Dopodiché il 5 ti sbalza tipo nel 2009, se non ricordo male, in Africa, al cazzo di cane. Dopodiché con il 6 vai avanti altri anni fino al 2013. Quel vabbè, va lasciando perdere che alla massa ha fatto cagare perché andava fuori dai canoni di stile di gioco di Resident Evil. Poi il 7, ecco, sicuramente l'hanno fatto più terrificante e interessante da quel punto di vista, quindi bene, però nella storia che cazzo c'entra, figa? Cioè, arriva, più che altro il protagonista in teoria è uno X, che in maniera miracolosa sopravvive, la moglie forse era un agente sopravvivente, però non ho capito che cavolo c'entra con tutta la saga. Ok. E l'ottavo, beh, se ci metti un qui manaria, no? Beh, ma figa, sei scemo. Questi giapponesi devono imparare a iniziare e finire le saghe. Poi non è che con questo perdi il brand, perché puoi fare finire il brand col virus T e poi inizi un nuovo reboot di Resident Evil con un altro virus che poi ci metti quello che vuoi. Però, figa, finisci un arco narrativo, no? Poi è un po' come Kingdom Hearts, che non capisci più un cazzo. Devono imparare ad iniziare e finire le cose. My house is just up this path. Mom should be home by now, so I'll introduce you. Sì, esatto, sembrano più posseduti. Assolutamente. Ma è vero, cioè in teoria parlano di un parassita. Cioè in teoria il protagonista, chiamiamo così, un parassita. Però che alla fine possiede letteralmente le persone. It's amazing. Oh, che bel posticino.
quella cascatina. Hey, my house is this way. Ah, il cabrio posticino, chiave da pieno di fiorellini. Beh, è giusto che lei abiti in un posto delicato quanto lei. Assolutamente meraviglioso. I'm home. Hey, baby. Been up to no good? Rude came bite. So, this is my mom, Elmira. And this is Cloud, my bodyguard. Hi. Take good care of her? That's my job. Or was my job. Yep, thanks. So, Cloud, you gonna head back to Sector 7? Yeah. Then I'll show you the way. Then why'd you have me bring you here? What if the Turks show up again? It'd suck, but I've dealt with them before. Honestly, I'm much more worried about you. What if you get lost, huh? You'd be too embarrassed to admit it, and so you just keep on going. Quit acting like you know me. Hey, Mom, I'm gonna go take Cloud over to Sector 7, okay? Okay. But why not wait until tomorrow? If you head out now, it'll be dark when you get back. Better to rest up here and make the trip first thing in the morning, when you'll have daylight to spare. That's true. She's got a point, Cloud. Hold up. Oh, yeah. I still need to deliver some flowers to the Leaf House. Since we have a little time before dinner, you should come with. That wasn't the deal. You mean you want more? Even though you've got a priceless reward coming your way? Do you know what I promised him? I'll do it. I'll go grab the baskets. Be right back. Meravigliose, queste scene sono meravigliose. Che bella casetta. That Aerith, she's a handful, isn't she? Il mobilio, tutto bello in legno, così. Sì, qua chi è che ha detto? Intanto ben ritrovato Ares. Siamo uno stile di montagna, sì, però è bellissimo. Io adoro sti ambienti tutti in legno, cazzo. Ad avere la possibilità, piacerebbe da morire una casa così in legno, onestamente. Bello, guarda la cucinina, che cosa carina. Bellissima, l'hanno dettagliata bene anche, come mobilio, le varie cose, insomma, da cucina, chiaramente. Dai, è onesto, porta spezie, roba. Semplice ma carino. Poi io adoro gli open space, cioè gli open space per me sono la fine del mondo, e quindi c'è sto salone, soggiorno con la cucina così, è bellissimo. Bello. It must be tough. No, never mind. Niente, signora, non vuole conversare con me. Allora vado su da sua figlia, lasci fare, lei non venga a spiare. Sto arrivando. Dov'è il bagno? In fondo a destra. Ah? Che ne so. Andiamo di qua, si può. Che ne so, dove l'ha messo, signorina. Noi andiamo. Vedo che leggo due messaggi prima che parta una caccia improbabile. Dormi con già con lei a casa sua, se presentate i genitori tra un po' prenderà l'anello. Vabbè, bisogna pur sistemarsi nella vita. Noi abbiamo anche casa, una volta morta la vecchia abbiamo la casa con la cascata, ma è tutto bellissimo. Queste donne intraprendenti, onesto. Fedeltà massima all'originale, non ne ho idea, non so se la tua è un'affermazione o un'ironia. Oh beh, madonna, questo poggiolo vince tutto. A parte sto palo della luce di merda, meraviglioso. Vabbè, ci sono un po' di tubature che stonano effettivamente, ma ci sta, onesto. Bello, cioè ti svegli e c'hai questa vista con la cascatina, quindi vieni qua col caffettino, per chi fuma una sigaretta pure, caffè e sigaretta, si guarda la cascata e poi va il sesso. Bello. Poi vai giù, vai a pescare. Possiamo pescare, magari c'è un'attività di pesca. Vedo un pesciolino, secondo me qua dopo le freccette potremo anche pescare. Vedremo. Non si può fare altro. Cosa siamo venuti a fare? Affermazione, ok. Buttati che è morbido. Se ci avessimo avuto il laghetto un po' più vicino
al poggiolo potevamo fare un carpiato. Allora, ah no, questa era chiusa, ma non avevamo visto questa porta che sarà quella giù. Signorina, mi scusi, è pronta? Posso entrare? Sfondo la porta? Che dice? E niente? Ragazzo, devo andare, figa. Torniamo giù. Torniamo giù. Poi, finito. Found him! You take this one. Take it. Vai, Cloud, vai. Right. Off we go. È tutto meraviglioso. And these right here are my babies. È anche bella come fase di gioco che stacca un po' dai combattimenti, dalla frenesia, ti riesce a prendere un momento di pausa, per quanto Cloud probabilmente non gli riesca a comprendere del tutto per come è fatta la sua personalità. Secondo me in fondo li apprezza, se no non penso che non ci avrebbe messo molto di resetta a me frega un cazzo. E invece con del disappunto, però ci sta il gioco. Noi ovviamente esploriamo, perché poi non posso scendere da qua, vero? Sì, mo arrivo, non mi sgridi che sono andato fuori dal percorso, abbia pazienza. Sei Giangia, no. Da soldi era cappuccetto rosso. Un attimo il cambio di carriera, però vedi, poi hai un curriculum variegato, no? Sai fare tante cose. E quando ti fanno il colloquio, hai un vantaggio. Don't be like that. I know you have an eye for this kind of thing. Avvicinati ai fiori e scegli quali raccogliere con triangolo. In base alle tue scelte, l'atmosfera della casa verde potrebbe cambiare in modo diverso. Oh, bello, dai, vediamo un po'. Allora, questo. Ok, questo è quello che ci ha regalato, quindi potrebbe essere una bella scelta. Però questi bianchi, abbiamo solo queste due scelte, eh? Questi qua non mi piacciono. Altri, questi tre, non ne abbiamo uno di un bel colore. Allora prendiamo questo classico, che piace tanto anche a lei. That's the one I gave you. Esatto, vabbè, lo sono pure ricordato. Nice try, mister. You can't fool me. Vai, raccogliamo i fiorellini. I think we ed è così che si trasforma more. In Animal Crossing. Which should we pick next? Quali prendiamo? Allora, se dobbiamo sceglierne altre, allora prendo questi bianchi, che sono molto belli. Good eye. People used to give these to declare their loyalty to one another. Interesting, certo, right? Che sto scegliendo. E che fai a caso? Ma che cazzo? Si fanno. È un gioco di ruolo, bisogna immedesimarsi e scegliere le cose. She said, as many as you can carry, so maybe a few more. Se devo prenderne altre, allora prendiamo altre di queste, figa. Quelli lunghi non mi piacevano. Piuttosto prendo altri di questi. Signori, che fate? Snobbate la parte dei fiori, ma siamo pazzi. Bisogna fare tutto con serietà estrema. I think we're good now. What do you say? Ma guardate, proprio le signorine poi stanno dicendo che dovrebbero essere la parte delicata del canale, snobbando questa parte. I maschietti apprezzano invece, perché loro capiscono la bontà del gioco. E quindi non mettono in dubbio l'importanza della scelta dei fiori. Che cazzo dobbiamo fare, figa? Tornare indietro? Sì, però possiamo farlo anche da qua, se non sbaglio. Sì, credo almeno, andiamo. Così ci esploriamo anche questa parte. Oh, io sono molto soddisfatto della scelta dei miei fiori. Aspetta, qua siamo tornati alla casa e quindi non dobbiamo andare tendenzialmente di qua. Per forza, che stupenda, non c'è niente da ridere. No need to hurry. Ah, I'm not cut out for this crap. Sure you are. And when you're done, you'll be drowning in job offers. Ma sopportiamo per il fine comune. Siete poco delicati. Siete poco delicati. Sia i maschietti che le signorine. Siete poco delicati. Bisogna saper fare anche questo per le signorine, se no. E se no non va a finire come volete. So, how do you think they'll arrange these flowers? Don't know. Well, we'll soon find out. Non possiamo passare di qua, probabilmente non ha neanche senso. Diglielo, Ares, diglielo tu che ami questo gioco, diglielo che sta parte è fondamentale, farla bene. Almeno uno che mi dia soddisfazione. Ma ragazzi, ma no, cosa ne capite se snobbate queste sfumature del gioco? Ho
Occhio ai piccioni che poi ti cagano nel cestino, però si rovinano i fiori, mi incazzo poi. Allora, andiamo di qua, così facciamo tutto bello con i fiorellini. Bambini, ho portato i fiori, decoriamo la scuola. Ah, bravo Adil, bravo Adil. Almeno Adil e Ale sono tutto allora. E che cazzo. Okay. E gli altri che non scrivono, perché qua siamo in otto ma non scrivono tutti, dovete esprimere i vostri sentimenti in chat per far capire che sono cose importanti. No, 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 non appassirà niente. Li tratteremo con amore e cura, li ripianteremo. Allora, dove dobbiamo andare? Mamma mia, che momento di grande importanza. Aspetta che non sto capendo un cazzo. Da qua? Sì. Nel vicoletto. Allora. No, no, più che appaia Tyra può scomparire dopo queste brutte dichiarazioni di disappunto su questa parte. Allora, in teoria noi ci siamo, ma in pratica no. Quando la teoria e la pratica non coincidono è sempre un casino. Allora, dov'è che mi sono perso questa volta? Allora, sta aspettare, sta esplorando il settore C. Ah, devo... Allora andiamo a farci un giro nel bar. C'è un bar in sto posto? Andiamo al baretto. Ma come i finti erano meglio? Sono sempre migliori i fiori veri, così fanno un bel odore e quant'altro. Ma dov'è il vostro romanticismo floreale, signori? Porca paletta. Che sono l'unico rimasto su sta terra che pensa che regalare un fiore sia una cosa molto graziosa. Meno male che non ci devo provare con voi, perché sennò mi faccio anche la brutta figura se ne compro i fiori. Ma guardale. Che poca soddisfazione per noi romantici che date, guarda. Poi vi chiedete perché ci estinguiamo. Allora, qua abbiamo già tutto. Io volevo comprare un disco, possibilmente. Per prima l'avevamo. Preferisco regalo una pizza. Che materialista che sei, che materialista. Ma come si fa? Ah, c'è il raga. Ma questo c'è Stalker. Cloud. I understand you must be busy. Io li odio. You haven't forgotten about my research. Ma no. Madonna, che cosa brutta. Che cosa brutta. Possiamo comprare questa. Sì, cosa fa questa? Materia da attivare con L1+R1 per raddoppiare la carica TV attuale. Può essere usata consecutivamente. Onesto, però la compriamo. Le ragazze oggi sono proprio diverse. Cazzo, sì. Devo dirlo con tanta tristezza. Ma io sono di quelli a cui piaceva regalare i fiori. Quando ce n'erano in ballo. Cloud, I have the most amazing news. I believe I might know how to develop summoning materia, something heretofore thought impossible. Scientists say that this materia can only be found in nature, but I may just be able to prove otherwise. And so, Cloud, I turn to you. I would like to test this theory by way of my combat simulator. To wit, I want you to fight and defeat summon data in VR. I sense that you find my phrasing to be somewhat obtuse. Dunque, Chadley è riuscito a creare uno spazio virtuale per delle missioni speciali. Man mano che fornisce a Chadley i tuoi dati di battaglia, talvolta nel simulatore verranno aggiunte sfide speciali contro gli Esper. Quando vuoi metterti alla prova, parla con Chadley. Interessante, le faremo senza. Please let me know when you've made your preparations. Andiamo a vedere un attimo. Tanto qua. Ok, queste sono quelle che abbiamo fatto. Va bene, qua elimina tre specie mutanti, siamo a due, va bene, ma queste con la spunta dobbiamo dirgliele, no? Perché sennò ci hanno il completato, quindi penso si debba non fare queste, cioè dobbiamo parlare, penso che bisogna parlare con loro. Dobbiamo fare la simulazione bellica Shio. Potremmo provare a fare una cosa anche diversa, no? Perché se no non vorrei che restasse unito. Questa non stiamo riuscendo a farla. Siamo rimasti a due e non so quando le ho fatte. Non ho capito come cazzo si faccia. Porca Eva.
Stremare il nemico può risultare decisivo. Va bene, ma spesso comporta un dispendio di tempo e di energia piuttosto elevato. Vorrei sviluppare. Ok, missione. Usa le abilità individuali. Quindi, quando premiamo X abilità, magie, oggetti che dobbiamo cliccare su abilità, mi sembra evidente. Quanto mi possiamo dare? Riempi 10 volte un segmento della barra TB. È figa. Non riesco proprio a capire come cazzo funzioni. Perché mi dicono di riempire 10 volte un segmento. Quindi dandogli colpi, ovviamente si riempie. E però ti dicono anche di usare le abilità. Mi sembra di averlo fatto in certe occasioni, di usare le abilità e in più anche di riempirle mentre, durante la fase dello stremamento. Quindi non lo so, non lo so. Però la simulazione di Shiva la proverai a fare. Non prima di aver comprato la canzoncina. Allora, signori, le persone ormai non stanno nei frutto. Che meglio dovrei fare di un mazzo di fiori? Non è meglio una... vabbè, ma qua muore il romanticismo, ragazzi. Muore tutto il romanticismo. Missioni VR, addirittura. Però non ce l'ho. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo vinto. Predatrice, materia che permette di derubare il nemico. Bello, bello, compriamo perché costa poco. Poi, questo non ce l'abbiamo. Provocazione. Immagino che così sarà come sempre che ti fai attaccare al posto degli altri. Trincerante, materia che riduce i danni subiti e velocizza il rendimento della barra quando si fa in realtà. Carino. Ci vogliono un sacco di spazio per tutta sta roba, però sono cose carine. Ok, altre cose chiaramente il ragazzone non c'ha. Aspetta un momento. Però scusa, solo in VR possiamo fare queste cose. Come facciamo a fare quella missione? Perché se io clicco per curiosità, Shiva. Però... Ah, vaffanculo, VR nel senso che siamo noi nella realtà virtuale, non che ho bisogno del visore, scusate. L'ho capito poi, perché sono cretino. Figa, momento, penso, chissà perché non mi compare la scimmietta nella maniera corretta. Comunque grazie per averla spammata, perché la scimmietta è importante. Facciamoci Shiva allora. Sì, proviamoci, ci proviamo, vediamo quanto ci fanno. I invite you to ready your portable battle simulator. Mamma mia, vai Cloud col visore. Presidente, Presidente Phantom. Che ne è stato di lei? Allora, che parte il sound, partiranno le porte. Analisi. Dai, un fuoco a questa gli farà male, no? A voglia. Aia, orco tu. No, no, beh, no, non stiamo morendo, però poca magia. No, 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 è la TV che piano piano si riempie, va bene. Dai che intenzione, vai! La colpisca con tutta la cattiveria del mondo! E abilità, tocco il colpo audace e potevo schivarle un po' meglio, figa, però. Bella parata, però sto stronzo, non ho parato una sega, no? Sbagliato. Sbagliatissimo. Ho bisogno di curarmi assolutamente. I'm waiting. No escape. Porca troia. Sei tensione, vai. Colpisci, colpisci, colpisci che la mandiamo anche in... in coso, là, in... come si chiama? Buttagliela grossa, va là. No escape. Ma che l'ha mancata? Così, di detto?
tutto quel porca troia. Sarà virtuale, ma c'è meno male, eh. Porca dio. Curati bene. Arca troia schifosa. Calling fire. No, no, così muoio. Porca Eva, è bella potente, bella potente. Ci proviamo. Was there a problem? I know the system is functioning properly. Take a moment to catch your breath and then try again. Ah, ok. Quindi posso farla anche insieme agli altri, non è una cosa da solo. Ok, allora la faremo insieme agli altri. Assolutamente. Aspetta, dovrebbe esserci ancora un negozietto, penso. Questo è Charlie. Qua c'è negozio di materie a bassi fondi. Andiamo a vedere quello e poi c'è questo qua. Però qua essendoci il sound, in teoria dovrebbe esserci il venditore di sound. È lei il venditore di sound? I've got the finest collection of materials. Guardiamo. Compra. Oggetti. Sì, Costa del Sol, la numero 19, vai. Poi che ha di bello? Oddio, costa una, quindi probabilmente non compreremo niente. Questa è bella perché gli dà più vita. Il 10% non è neanche una brutta cosa. A Tyra funziona la scimmietta. La vedo, quella di Tyra la vedo, la scimmietta. Quando l'attacco dopo una schivata, va bene. No, altro non compriamo. Volevo prendere solo la canzoncina e l'abbiamo presa. C'è ancora il venditore di... Ma possiamo parlare di quel bambino? Dica? I remember you. Ma veramente? Where's Aerith? The Leaf House. Sì, sì, te la vedo, Tyra, te la vedo. La scimmietta. Allora, volevo andare dal venditore d'armi, chiaramente, che sta un po' più in qua, ok. Perché magari abbiamo... troviamo qualche roba di questi che difendono. Scusate. No! No grown-ups allowed. Guarda che c'ho la spada più grossa e tagliente, eh? Non vorrei dire niente, ma se me scattano i 5 minuti sei fuori. No, io ce la prendiamo anche con i bambini. Però siamo nella direzione sbagliata. Dovrebbe essere lei il venditore, sì. Now you can handle yourself. La tua l'hai modificata con i punti. Sì, infatti leggevo che in teoria doveva essere quella con il bianco e il nero. In teoria si dovrebbe vedere, non so, deve essere un errore di Twitch, però, perché se quella normale si vede. Armi e protezioni, vediamo un po'. Tutela di cuoio, il bracciale magico, titanio. Il titanio è caruccio. Forse se ne avevo anche uno, non mi ricordo se me ne sono equipaggiato. Però costa tanto. Però non hanno armi, uffa. No, queste sono le solite cose, però adesso non le comprerei. Questo forse non c'ho. Ornamento a forma di stella che ha il potere di placare gli animi. Ok. Purtroppo però non ci sono armi per adesso. Siamo condannati a queste armi qua. Vabbè, non c'è problema. Nel frattempo la signorina ha fatto, penso di sì, perché mi ha dato i metri anziché solo la zona X. Andiamo a controllare. Noi intanto ci siamo. Sì, ora la vediamo, quella di Tyra con l'occhiale da sole. Ma quanto è sportiva così la nostra scimmietta. Eccola qua, signorina, ha venduto i fiorellini. Is something wrong? You could say that. Sounds like someone spooked the kids. Yeah, two of them disappeared. They ran away after this creepy guy wearing black clothes showed up. A Turk? That's what I thought, but no. It's this guy who's always stumbling around town in a dirty robe full of holes. They say he's sick or something. Oh, and he had some kind of number tattooed on his arm. I don't like the sound of this. I'm gonna check it out. I know someone who fits that description. I'll come with. Okay. Sì, l'avevamo visto, è il nostro vicino di casa, un uomo con il tatuaggio sul braccio. Me lo ricordo. Che eravamo un po' messi male di testa in quel momento, stavamo per ammazzarlo.
Vediamo se è lo stesso o se è qualcun altro. Guarda com'è, Chadley, non far cascare il bambino, però mi ha fatto lo sgambetto. Ah, possiamo passare adesso, ah, stronzi. Abbiamo la scorta. Vada, vada, bimbo. Come on. I know this place is off limits to grown-ups, but if we want to rescue them, well, we gotta break the rules. Intanto ringrazio tutti per la presenza, siamo in 9/10, così più o meno. Grazie davvero a tutti quanti, spero siete tutti iscritti, se no vi invito a farlo, ragazzi. Sarebbe molto gradito e vi ringrazio. Aerith's come to help. Yeah, leave it to us. We'll take care of it from here. But there are monsters out there. Don't worry. I've brought a super strong friend along with me. I used to be a soldier. So where's the guy? I don't know. He disappeared and we can't find him. Right now, let's worry about the kids. Come on. Subito a schiaffoni propone Tyra. Allora, prendiamo un attimo questo. Pretty blue flower, won't you talk to me? Medaglia amore, va bene, prima o poi ci faranno usare ste medaglie. Ne avremo ormai a decine. Oh, robe non ci sono. Stiamo attenti, giovanotte, abbiamo ammazzato roba molto più pericolosa. Allora, area disabitata, e c'è già un sound di un certo spessore. I just hope we find them in time. No, i poggi poggi! Vai, spada pesante, ragazzi. Allora, abilità, magie, ignis sotto. Bella così. Facciamo fuori malamente. Anche a te. Così. Sotto al prossimo, vada di poggi poggi. Ebbene, ebbene. Aspetta, ho perso l'orientamento. Sti volteggi, ok, da là vediamo se ci sono cose da prendere, direi di no. Allora possiamo proseguire in maniera abbastanza rilassata. Ah, sì, perché c'è sta la scaletta, giustamente. Oddio, erano due passi, potevamo anche buttare. Occhio al mannaro. Oh, l'abbiamo tagliato al volo quella parte. Molto bene, vai. No, che stronzo, c'è la triggerata. Basta. Grazie. Ormai lo ammazziamo a manate, senza sprecare punti magia. Oh, bene. Qua c'è qualcosa, mi scusi. Che fa? Le lascia. Tra l'altro, cavolo, non abbiamo aperto quella porta lì enorme con i simboli cino-giappi. Non so come dire quali erano. Piena di scatole, spero di avere la possibilità di tornare in un altro momento, penso di sì, perché non mi sembra c'era la possibilità per adesso di aprirla, però cazzo, c'era talmente tanta roba che voglio aprirla, boggi boggi bellissima. Ci sta, ci sta. Ah, there they are. E lì ci sta un altro boggi con la caffettiera. Andiamo, andiamo dal boggi più caffettiero. Oh, che ci stanno i sorcioni, che schifezza. Quanta schifezza. You sure you want to fight? Vai, così sì che combattiamo, che fai? Andiamo indietro, ma c'è. No. Mamma mia, l'abbiamo spaccati malamente. Bene. Ma cazzo, almeno questi se li ammazzassimo così. Oh, i boggi boggi! Guardali, guardali! Come sono boggiolosi! Siamo violentissimi. Sì, però non rompermi il cazzo. Venga, no. Ok. Momento, che veloce. Ci sono le casse. Che fanno? Non apre le casse. Sono molto cotofronzoli, sì. Un po' spongiosi cotofronzoli. Rispolveriamo il cotofronzoloso che c'è in noi, mi raccomando. Che schiazzo gigante, non c'è niente. No, però ci sono i boggi. Vai di boggi boggi. La signorina ce le ha le magie. No, allora facciamo noi un ignis all'altro boggio. Che fai, insegue? La caffettiera, ma mi scusi. Lasci fare. Magia alla caffettiera. Due.
Ma che fa? Carica? Ah no, 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 l'abbiamo stremato, vai, ammazza. Dov'è la caffettiera? Eccola là. Vai, stremo. Poggi pronto. Là. E anche la caffettiera è sistemata. Orca puttana, no! No, è esploso tutto, è successo un macello. Aspetta, ce l'abbiamo una magia, un'abilità per resuscitare la gente? No. Porca puttana. E niente. Ma ha sorpreso un'esplosione che non mi aspettavo. Cazzo, dove sta la coda di fenice? Ok, up and at him. Go on! No, magie, pigliate un fulgor, boggi boggi. You jittery? No, mi sa che se l'è schivata. Abilità, no, fega. Schivi, schivi, no, magie, energia, veloce, prima di morire. Ma fa, ci siamo fatti sorprendere dai boggi bonzi. Maledizione. Che merda. Vada, carichi, carichi. No, lo scan secondo me l'avevo già fatta a questi tempo fa. Dovremmo già averli scannerizzati. Li abbiamo incontrati diverse volte. Adesso vedo cosa passi lateralmente, che sei un'acciuga. Bisogna far dovevano dimostrare la loro linea splendida, evidentemente. Poi immagino che intendi prima che eravamo passati nella strettoia. Dai, andiamo contro i boggi. Guardali che stronzi. Etto! Devo ricordarmi di usare anche le magie di Aet in battaglia. Porca puttana, questo ci ha benedetto con la merda, però. Ma sei scemo. No, che palle che mi sparano. Non sparate! Burn! E vaffanculo! Ok, Aeritea, una barra ATB. Non appena ne ha due facciamo una curatina. Però devo curarmi, ragazzi, se no un casino. No, te sai fare qualcosa di super cattivo o no? Dai, giustamente, no? Quindi dai ed è crio. Occhio agli altri poggi. Bene. Vai di catena rapida, questa è una grande mossa, che ne fai potenzialmente fuori tre quasi in una mossa. Non lo fai. Olè. È andata, occhio che si è svegliato un'altra caffettiera. Ce ne sono due di caffettiere in realtà, dai occhio. Puttana Eva, puttana Eva, via, show, show. Oggetti, gran pozione, cloud. Signorina, come va con le sue robe? Magie, perché? Che cazzo è successo? L'impossibile sotto l'effetto di mutismo. Porca puttana, siamo pure diventati muti. E questo è un problema. Anche lei, orca troia. Vabbè, ma lei fa un culo, la preghiera è fuori dall'effetto delle magie grandi. Ok,
Dove cazzo corre? Orco 2 ci ha spaccato un malamento. I can't believe you. Ok, va a farlo. Madonna, ci stanno facendo il PlayStation. Ma siamo pazzi. Le caffettiere sono più potenti dei boss. Lo scan sulla caffettiera l'avevo pure fatto, secondo me dovrebbe essere debole al Fulgor. E vorresti fare la modalità difficile, ma certo, a me, vabbè, figa, poi anche ci attrezzeremo. Lascia fare. Faremo tutto. Mica palle qua. Però sì, bisogna fare più attenzione del dovuto. Perché hanno discretamente una buon quantitativo di vita. E via subito così. No. No, le magie ormai ce le siamo giocate, cazzo. Lo sapevo. Però magari abbiamo qualche oggetto che ce l'ha tolto, vediamo. Cura tutte le alterazioni, ma ce ne abbiamo solo una. Curatela a te, vai là. Ah no, ce l'ha. Magari a lei è passato. Siamo pure avvelenati, porca troia. Le abbiamo tutte, le abbiamo. You're done. E ok, fino a qua a posto. Ora dovrebbero arrivare sti stronzi. Orfa puttana. Sarete degli stronzi patentati, cazzo. Vabbè, qua esplode tutto, che cazzo fanno? No escape. Take it from here. I'll show you what I can do. Vai, vai, volteggi lei, volteggi lei. Ok. E quello ce l'ha con me. Merda, è riuscito a beccarmi. Ah cazzo, questa tarda. There. You'll see. Da croia. Abilità, vai di preghiera. Ok. Dobbiamo spammare tantissimo la preghiera. Sì, su di lui. Lo mandiamo in tensione, ecco. Così è meglio. In queste lotte qua dove fanno porca troia più danni è molto utile usare gli healer perché così lo sfrutti meglio, no? E infatti uno è già fatto fuori. Abbiamo rischiato molto meno, purtroppo ci siamo avvelenati tutte le volte, quindi la struttura di cazzo, no? Ecco, gli abbiamo fatto il dannone da gara. Porca troia. No, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Bene, grande Aerith è una forza della natura, signoria. Però che siamo messi molto male. Allora, caffettiera final boss.
no, è vero, c'è ragione. Ormai il boss finale abbiamo decretato che sarà in lo sgabello. No, come piroetta come una rincoglionita? No, è leggiadria quella, è eleganza. I'll go. Sì, in effetti ha fatto quasi tutto Aerith, sono d'accordo. L'abbiamo utilizzata bene. Come on. Infatti siamo morti perché utilizzavamo Cloud. Con lei abbiamo fatto delle giocate nettamente migliori. Thank you. That was cool. Okay, let's head back. Dai, siamo visti, piacciamo le ragazze, i bambini ci vedono come degli eroi, ma sfruttiamo questa fama, Cloud, sfruttiamola. Vada, vada signorina, vada, dopo di lei, tocca a noi. Orca poi, occhio alla caffettiera di nuovo. Cushion it. I'll take care of them. Perché se la prende con noi, sta merda? Lei volteggi con tanta leggerezza. Che è bello da vedere. Cloud sta lottando con uno di vita in maniera estremamente grossa, bravo. Adesso mai andiamo una curatina. No, non lo curiamo una sega perché no. Puttana è. Vabbè, c'aveva uno di vita, cazzo. Ma quanto è forte con tutta questa leggerezza. Allora, momento che dobbiamo darci una sistema. Stiamo messi da me. Prenditi ancora un paio di pozioncine, va là. Ma va in bianco in iniziare. Sì, ma perché è lui che non capisce le potenzialità che c'ha. Non capisce che potrebbe non andare in bianco. È un po' tardo lui su ste cose, purtroppo. Avremmo già fatto un macello. Ma lui non vuole. Gli antidoti sono utili perché le caffettiere ogni volta ci avvelenano in effetti. Sapete cosa però, senza dover switchare ogni volta, mettiamo lei come main. Dove cazzo si faceva ogni volta, non mi ricordo, da qui, Aerith leader. E mi sembra onesto, in queste lotte qua ci sta. No, non è bello una sega, cosa non è bello una sega? Forse non voglio saperlo in realtà. È Biggs, non lo so che fine ha fatto. Dobbiamo tornare dalle zone di Barrett e Company per sapere. Effettivamente abbiamo perso le sue tracce da un bel po'. È un po' come le serie TV, intanto qualche personaggio scompare, poi torna, fa casino. Che succede? Ah, qui hai Boggi. Ok, Boggi. Porca puttana come picchiano. Preghi. Stay strong, ok? Sì, ma non rompetemi il cazzo. Due. Sarete degli stronzi. Cloud, faccia la magia segreta. Allora, fuori uno. Mamma mia, morto il volo, bene. Volteggio. E vaffanculo, grandi. Qua in queste lotte qua Aerith fa la differenza. Allora, in teoria da lì si va avanti perché stanno andando tutti. Quindi qua sopra cosa c'è? Cloud thinks I'm good enough to be one, right? Look at you, Mr. Hopper. That was so cool, you guys. Guarda cosa facciamo, biu con la spada, non è? E anche fiu. Mamma mia, che effetti sonori, un po' tipo il nostro gnio. Così facciamo. Vada. Allora, beh, qua ci sarà una lotta per forza, un magazzino un po' tattico per le lotte.
Quando sono afferrato mi scoccio di scrivere. Figa, devo stare attento anche a cosa sto giocando, se no non capisco niente. Sarebbe peccato non capire cosa sto facendo. Ah, le piroette, ok. No, sono le piroette di Aerith, sono salve. No? Non toccatemi Aerith, che è un bel personaggio. Anche se la stiamo un attimo spingendo, si sta incazzando, cioè fa un po' brutto. Tifa, wait! Tifa! Tifa! Tifa. Tifa? What's wrong? Nothing. Is Tifa like your girlfriend? No. But she's someone special. It's not like that. More like, I don't know how to explain. I see. Scatta la gelosia qua, continua le domande. Ma te sei single? Sei già fidanzata? Come stai messa? E noi abbiamo fatto i vaghi nel dubbio. Allora, Ocho. Siamo tornati più o meno in zona. Thank you. From now on, if you run into trouble, promise me you'll find an adult, okay? Okay, I will. Un ciondolo segreto. But here, since you're so cool, you guys are both grown-ups, but you're also one of us now. You can come and play here whenever you want. Ma volentieri, verremo a fare gli effetti sonori molte altre volte. Scusi, signorina, se le do una spintarella. Immagino che dovremmo tornare. Don't worry, it'll be okay. Wait. Not him. It looks pretty damn similar. There's the number. But why two? Who knows? Come to think. The reunion. There's nothing to fear. Sephiroth is. Do you? Sephiroth, the war hero? I know he died in an accident 5 years ago. They said so on the news. Maybe they did. But I've got a feeling he's still alive. Oh, right. Come on, let's go. Okay, I see, Jay. Giusto avere sospetto. Però ecco, non conoscendo la storia di Final Fantasy VII, come altro è la prima volta che ci gioco, io mi aspetto che sia il boss finale della tutto il Final Fantasy, quindi when credo non incontreremo neanche. A lot of them tell me about their problems. Do you think you might be interested in helping out? Well, I'm all for it. We still have plenty of time. I'm on the clock. Don't worry, I give you permission. I always have the latest information. Come find me if you want to know. Ok, meglio che avremo. Aspetta, c'è del sound anche qua. E ci sono delle missioni secondarie. Ok, perfetto. Beh, c'è un sound molto insistente. Dove possiamo comprare questo sound? Ah, sta lì? Magari facendo la sua missione ce lo dà. Oh my, is that a Moogle? You can see me, Koopo? Then you two must be very, very special people. In that case, welcome to the Moogle Emporium! I'm the owner, Moggy. You must not be familiar with Mog the Moogle. It's a pretty famous fairy tale. Mog wanted to bring happiness to all the Moogles of the forest, so he decided to open a shop of wonders. That's right, Koopa. I open a store to bring happiness to the slums, like Mog. And you know, only people with the purest of hearts can even see Moogles. You talking about me? Well, Moogle magic isn't perfect, Koopa. Anyway, we've collected all kinds of rare and wondrous goods. They can be yours if you've got enough Moogle medals.
But they'll need to buy a membership first. Ah, ok, qua possiamo utilizzare le medaglie Muguri, sembrerebbe. Veramente solo 17 ce ne ho. Sembrava di averne prese molte di più. Allora, tutto qua, tessera Mogmog. Vai, che fai? Non la prendi. Tessera del negozio di Muguria. Chi la possiede può fare acquisti con le medaglie Muguri. Ah, ok. Vabbè. Pigliala. E mo abbiamo sbloccato altro, no? Tutto qua? If you find any Moogle medals, you can send them here. So, Moggy, what do you do with the medals we give you? Oh, you know what? I use them to make everyone happy. That's the duty of every Moogle. Of course, just like Mog the Moogle. Nuovi arrivi, recupero completo. Non sono riuscito a leggere. I see you're working hard, Mr. Merc. Yep. So what are you gonna do next? Keep on working hard. As you always do, I'm sure. You know, this is how I earn a living. Huh? Really? I thought you were just doing it for fun. I suppose some people do. Hello, I'm some people. Nice to meet you. Sì, sta battuta era molto più carina in inglese. Good to see you, Koopa. Ma dica, ora possiamo fare gli acquisti. Oh, eccola qua la canzoncina, grande questa. Prendere tutte le canzoncine. Poi altre abbiamo asta d'argento. Questa per la signora potrebbe essere interessante. Finalmente un negozio con il mio comando. Chiave del cimitero. La prenderei. Non vorrei che sia una chiave per aprire quella stanza che avevamo visto lì col cancellone. Io nel dubbio la prendo. Sì. E questo sì che c'ha delle cose fighe, però cazzo, i venditori veri no, e il bambino del turno sarà questa. Potrebbe essere interessante, ha 27 d'attacco e 50 di magia, quindi poi vediamo un attimo cosa c'ha il bastone. Ah, ce lo sta già dicendo, ci aumenta la magia e diminuisce l'attacco. Però lei va tutto di magia, quindi penso non sia un male. Penso possa andare bene, probabilmente. Poi ci valutiamo un attimo. L'arte della spada, manuale teorico e pratico sul combattimento con la spada, aumenta i punti di esperienza di Cloud, onesto. Questo invece è per Barret, ce ne ha 5 tra l'altro, ok, questo è per Tifa, Aerith e basta, ok, bello. Ah, però questi costano 5, questi già costano, ne abbiamo solo 14, pensavo di averne di più purtroppo. No, fare un pensiero sull'asta d'argento, sì dai, la compriamo nel mondo. Questa sì. Sì, una ce ne ha, quindi una prendiamo, perfetto. E poi il resto piano piano vediamo come può servire. You guys are great! Thanks to you, I've got a ton of medals. Visto che roba. Which means I can bring happiness to a ton of people. Good for you. Hey Cloud, maybe say it like you mean it? Not until I'm happy. Go on, work your magic. Make me smile. From ear to ear. I'll need a lot more medals, Koopa. Well, that won't do. Come on, Cloud. Let's go get more. Good luck, guys. Onesto, sì. Per far sorridere Cloud ci vuole una montagna di medaglie, secondo me. Allora, già che abbiamo visto il nuovo bastonazzo, vediamo un po'. Perché questo è così. Colpisce almeno due... Beh, è bello il bonus maestria. Colpisce almeno due nemici. Forza dell'innocenza, tra l'altro, onesto. Allora, ci diminuisce tutto di uno, praticamente. Vabbè, poco male, dai, uno è poco male. Però ci aumenta la potenza magica, e quindi secondo me potrebbe essere una cosa onesta da fare. Sì, sì, dai. La mettiamo. Ecco, ovviamente ancora non ho idea di cosa voglia dire quale materie che sono collegate. Dovrò vedere se c'era scritto qualche tutorial nel gioco che non ho afferrato, magari, vedremo. Però per adesso va bene. Per adesso va assolutamente bene. Allora, noi siamo già arrivati un'oretta e mezza, quindi direi che potremo un attimo vedere delle cose da fare, perché abbiamo dei nuovi incarichi. Qua c'è una canzone. Jukebox, però forse quella che abbiamo preso prima, onestamente. Abbiamo due missioni secondarie, io direi di andarne a fare. Una sta qua fuori. Ciao cari, torneremo sicuramente dai bambini, perché ci sono le cose. C'è il negozio con i power up. Vada, vada, non si fermi. Ok,
una missione secondaria ce la facciamo al volo, ovviamente. Però devo andare anche dalla parte giusta, se no è un casino. Sta di qua, vai. Già, in realtà sono d'accordo. Già, però in realtà già vale un'ora e mezza. Siamo già da un'ora e mezza qua. È volata, onestamente. Vedete che le missioni qua a raccogliere fiori sono volate. Mi è volata tantissimo sta live. We need someone who's willing and able to fight. Sure, hope not. I'll handle it. You will? Oh man, you're the best! I could hear them shouting intruder detected or some other nonsense when they floated off. Be careful, they look dangerous. Allora, la macchina è impazzita, va bene, dove stanno? Qua. E qua che c'è? Qua sarà un'altra piccola perlustrazione. Ok, andiamo a fare questa che sta di qua. Allora, al vicolo a destra, questa a destra, vero? Sì, grande così, ma quanto siamo orientativamente orientali. Allora, spacca le casse. Così portiamo anche il nuovo bastonazzo di Aerith. Altre casse in vista, mi sembra. Una pozioncina. Onesto, con quale interpretazione sto soggetto? Perché ha parlato strano. Allora, andiamo di qua, sì che ci siamo fatti la shortcut. Attenzione, una bestia strana. Per arrivarci c'era una scala qua da qualche parte, se non ricordo male, vero? Però non sono sicuro che serva per andare dall'altro lato. E beh, che fai, non ci provi, sì che ci provi. Però secondo me sì, invece sì. Allora, dove è andata la bestia? Di qua. Ricordiamoci che abbiamo preso anche una chiave che magari apre proprio qua. Ricordiamocene. Non ce lo ricorderemo. O forse qua. Ci stavano due zone a chiuse, è vero. Vabbè, ci passiamo dobbiamo andare a vedere qua. Stiamo vicini. Quindi dovremmo andare per forza a vedere. Un momento, forse mi sono perso. No, forse no. No, dai, tutto sommato forse non mi sono perso. Aspetta, però. Zona X, ma sta tipo nella zona. Una zona dove non c'è niente. Come faccio a sapere se sto andando giusto? No, qua non stiamo andando giusto, signori. Dove è finita sta bestia? Magari è andata di qua. Dove stiamo andando? Però la zona X è qua, Elimina 5 marche che hanno aggredito residente spaventato. Libro della zona smaltimento. Se le trovassimo, ma volentieri. I've got this. Don't you mean queste non sono le bestie. Lasci stare, non si tucci Cloud. One more shot! Ne abbiamo fatte fuori malamente. Però queste non c'entrano, secondo me, con quello che dobbiamo fare, assolutamente. No, torniamo indietro e andiamo piuttosto in zona di quella porta chiusa, così magari capiamo come aprirla. A sto punto mi sembra più sensato. Siamo arrivati, si dà qui, ok. Perché c'è da dire che da qua sotto abbiamo visto la bestia andare da qualche parte in là. Però al momento non ho capito, quindi chi è che sta sfasciando? Signora, che cazzo sta facendo? Ma le pare. Allora, ecco, qua vicino. Dovrebbe essere qua sopra. Vediamo se la porta era di questa roba. No, ok. Allora sarà dell'altra stanza che abbiamo visto sulla mappa che è in grigio. Però di qua secondo me non si trova niente. Zona smaltimento. No, sarà da andare di là. Sì, ok, va bene. Allora torniamo di là. No, già che c'eravamo e non ero sicuro, volevo vedere questa porta, ma non abbiamo ancora la possibilità di aprirla. No, dobbiamo andare di qua allora.
Ed era giusta la zona, solo che non abbiamo ancora incontrato le macchine da distruggere sostanzialmente. Perché questa è la zona di smaltimento e quindi è corretto. Sì, questa è la zona di smaltimento. Tutta questa zona. Andrei ad intrufolarmi fino a qua allora. Potrebbe essere una cosa abbastanza giusta. Bestioline? Niente. Guarda, c'era una roba strana. Eccole qui. I'm with you. Let's go. Ah, queste andrebbero scannerizzate forte. Immune? Scherziamo? Ma vi ammazzo con le mie mani allora. Noia. Abilità, analisi. I trivelli, questi sono i trivelli. Sono vulnerabili all'aero che non ce l'ho, cazzo. Peccato, visto che me lo sono ricordato stavolta lo scan, signori. Senza leggere, senza mani. Però sono degli... dobbiamo fare... non abbiamo... perché c'hanno gli scudi. Figa. Proviamo così e vediamo se con le magie gli spezziamo. Gli scudi. Sì. Giustamente, gli scudi sono sempre... signorina, abbia pazienza. Una preghierina io la farei. Guarda come volteggia malamente. Deve farsi uccidere. Ma come immune? È tornato immune. Che l'ha fatto? Adesso non può essere un po' del più. Aspetta. Perché se no non... Abilità, rifagli uno scan perché magari hanno qualche punto debole che non ho capito. Allora, il suo assetto difensivo fisico si può neutralizzare con la magia. No, ok, allora stavo facendo il giusto a colpi di magia. L'importante è saperlo. Allora signorina, no, lei non può fare niente. Allora la facciamo noi. Dov'è quello che abbiamo? Ah, questo sto morendo. Sono estremamente agili tra le varie cose. Momento, non sto vedendo quali che sono. Ah, uno è andato sotto. Ma va a cagare, vai. Razza di coglione. Fai una preghiera, va là. Lo devi pigliare duro. E se no è difficile ammazzare ste merde là. Vai di trivelles qua. E niente. Stronzo. Ecco tu, addirittura. Con quanta cattiveria. La madonna. Everything's thinning. Questa è cattiveria estrema. Cosa di fornici. I'm here. Ok, dovremmo morire sostanzialmente. I won't give up. Madonna. Madonna, ok, sono tosti. Questi sono una bella trivella da possedere da tutti gli effetti. Sì, sono d'accordo. Aerith ce l'aveva l'aero. Ah, forse glielo ho messo, non me lo ricordo. Non aveva Cryo e Fulgor? Secondo me le avevo messo aereo e la fulgore e crio. Controlliamo. Adesso controlliamo perché ci serve. Più che altro abbiamo necessità di aereo in questo momento. Quindi dobbiamo equipaggiarsela in un certo senso per forza. Se no viene fuori casino. Allora, prima di andare in lotta, equipaggiamento di materie, Aerith, signorina, lei che c'ha? Sì, aveva galvanica e glaciale. Allora togliamo la glaciale, mettiamo un aero, grande come una casa. Così lei sarà la preposta all'aero. E diciamo che così va già meglio. È sempre lei, vorrei utilizzarla però. Sì, leader.
perfetto. Così lo spammiamo noi. Là, let us through, or else. Allora, magie, aero, don. Gonna get windy. Siete un po' delle merde, io ve lo dico. Vai su questo che sta più ferito intanto. Watch out for high winds. Bisogna fare attenzione perché menano tantissimo. Porca troia. Stay strong, ok? Ma ce l'ha imparata male, che cazzo. Sì, diciamo che non ho visto questi effetti migliori in maniera importante, onestamente. No, è morta, che due coglioni. Signorina, è un cazzo di casino così. You ok? Ah, ne devi bloccare uno e mandarlo a fare in luce, no? È troppo casino. Guarda come volteggia sta merda ambulante. Porca troia. Abilità, no, non c'ha la preghiera questa. Puttana schifosa. Allora dobbiamo fare noi casino. Vai su questo che sta isolato. Nido light. Mo' è andato su terra e cingula. Vaffanculo. È tipo imparato. Che cazzo è? Dai che abbiamo bisogno di una preghiera enorme. Cazzo. Vaffanculo. Ma che cazzo sono? Quanta violenza. Porca Eva. Quanta violenza, non me l'aspettavo. Questi sono molto violenti perché non riesco a colpirli con decisione. Devo capire bene come colpirli. Perché l'aereo non è che ha fatto tutto sto miglioria come speravo, eh. Più che altro io gli sparo la magia ma restano immuni. E questo non ho capito con quale criterio. Ecco, avevo capito che quello li scopriva, no? Poi, tra l'altro, comunque sono difficili da colpire perché strotolano tantissimo anche da senza lo scudo. Quindi, gatto, almeno fammeli. Man, come on! Ma che cazzo, ma signorina? Ah sì, no, ce l'ha. You'll be blown away. Vabbè, ti stanno in muri, no? Io questo in teoria l'ho colpito con l'aereo, ma mi ne frega una sega. Che cazzo merda, però, ma siete dei figli di puttana, però. Così siete proprio dei figli di puttana. E mo siamo nella merda. Porca troia. Still up for it? Mo moriamo. Curativa assolutamente, vai. I'm feeling pretty weak. Che due cazzi, incredibile. Ma da che mondo è mondo queste tre merde sono tipo di una violenza della madonna.
Ma siamo pazzi. E ridagli, e ridagli. Forse non siamo del livello adatto, o sbaglio io qualcosa, che ne so. Però ci stanno facendo inculare male. Molte sono immuni alle magie, altre sono immuni agli attacchi fisici. Che cazzo, ma devo pure capire a cosa sono immuni sti stronzi. Allora non ho capito ancora in base a che scudo hanno, a cosa sono immuni. Perché in realtà sembra proprio che abbiano uno scudo e poi ogni tanto no, e quindi da là capisco, no? Però non lo so. Come on. I'm with you. Let's go. Allora, quello adesso è. Dai. Enjoy the ride. Ah, oh, l'abbiamo colpito duro per qualche motivo strano. Beh, da forse è diventato immune adesso. Sì. Era. Can you take vai over di Cloud. Sì, ma ti devi far colpire, figlio della merda, ti odio. Andata a troie. Occhio che qua ci trivellano il culo. Preghierina. Preghierina. I'll take care of you. Culo, devi colpirmi, colpiscimi, va a cagare. Sei una merda. Aspetta, mi sono perso. Ti stiamo colpendo. Prova a colpire qua sta merda. No, no, è immune. E allora lo colpiamo noi. Mo è tornato immune a sta roba. Allora va da lei con un aereo. Che cazzo stavamo con il pelle? Ma che ne so. Watch out for high winds. I'll take care of them. Occhio signorina. Not looking good. No, non mi fa bene una storia. Gran pressione. Clown. Stay strong, okay? You've got this. I got this. I got this. Tutto da verificare, signori. Call fire. No, lei. No, vaffanculo. Ah, è morta, porca troia. Quando è successo? Adesso. Still up. Dai, almeno uno che andasse giù, porca troia. Dai, dai. Che mi incazzo! Porco due! No, dai, stavamo facendo meglio, però stavamo capendo quando colpirle con una cosa o con l'altra. Ho notato, sì, che bisogna switchare. Quando sono immuni alla magia vai di Aerith, quando sono immuni quando devi colpirli di spadate vai di Cloud. Assolutamente. No, infatti qua l'avevo capito meglio e ci è andata un po' male lo stesso, purtroppo. Però almeno abbiamo capito. L'importante è averla capita. E mo abbiamo possibilità. Più che altro sono molto veloci, li perdi di vista e quello un attimo anche il casino, no? Però insomma, almeno abbiamo capito come funge più o meno. Avanti, siamo pronti. Forse. Going in. Sorry, but we're in a rush. Vai. Watch out for high wind. Ottimo. No, proprio adesso che l'ho castata, vacca puttana. You can do it. I got this. I got this, ma devi andare là, bastardo cazzone. Vai. Colpisca. Guarda quanto cazzo si muove. Mo è andato. Terra, figa, un casino. Questa non riesco a schivare.
È proprio una merda ambulante, non riesco a capire chi sto beccando. Sì. I'll show you what I can do. No, adesso è una la magia, figa. Tagging out. Taking over. Caputtana Dio, guarda quanto si muove sta merda. Mi è andato anche sottoterra, invece. Sì. Madonna. Onestamente è un gran casino sta battaglia. Sembra una cazzata, invece è un gran casino. Vorrei ammazzarne più che altro uno per eliminarmi un po', no? Perché è veramente complesso. Ne abbiamo uno valido per farcela. Forse questo è immune. Non lo so, proviamo questo. No, cazzo, perché avevo quello che non era buono per questo. Peccato. I'm coming! Cloud, dai una gran pozione ad Aerith. Gonna get windy. Vai, uccida, no. You've got this. Alright. Dai, che già averne uno in meno sarebbe una cosa enorme, eh. No. Seca! Lend me your strength. Need a breather. Aero, vai. You'll be blown away. Vai così, che cazzo. Why don't you lead the way? E mo' ti impugniamo. Schifo. Però devo stare attento a non morire anche. Magie, energia, cloud. Sì, ora lo facciamo fuori. Così è molto più facile. Quando switchano a magia è molto più facile. Oh, vaffanculo. See you around. Oh, ciao Federico intanto. Ben ritrovato. Ero un po' incasinato con ste merde, ma ce l'abbiamo fatta. Ma che moriremo di vecchiaia. Ma che cazzo, Gabriele. L'abbiamo fatta in maniera estremamente tecnica. Ma dove sono gli altri però? Perché qua ce ne stavano tre. Dovevamo ammazzarne 5. Perciò che siano contenti. Come stiamo di vita? Insomma, signora, lei non può fare niente. Allora facciamo così. Curiamoci un attimo e qua la prossima ci rincurano. Erano molto aggressive. Però dobbiamo trovare dove sono altri due. Quindi se questa è la zona X, potrebbero essere... No, questa è già Valle del Crepuscolo. Quindi in teoria dovrebbero essere o qua da qualche parte, oppure proviamo ad andare. Però non dovrebbe aver senso in teoria. Vediamo. Lo scopriremo. Beh, questo era piccolo cieco, vero? Sì, perfetto. Allora, dai, ancora due stronzi. Ste merdine però che ci rallentano e basta. Ma forse abbiamo già fatto la maestria? Che ne attacchiamo due in un colpo. Fatemi vedere. Non è vero un cazzo. Ma va bene così. Allora, vediamo. Sì, vediamo di qua se c'è qualcosa. Ste bestiacce. You're dead. Attenzione a topastri. Non colpitemi. Una signorina, che cazzo. No, è beat di body di boo. Saliamo anche di livello. Nothing to it. Però qua non mi sembra che sia nulla. Oddio, però. E che ne sai? Magari sono proprio qua dietro. No, ma qua siamo tornati tipo in zona cittadina, quindi non può esserci.
Eh no, infatti. Ok, torniamo da qua. E allora proviamo ad andare dall'altro lato. Non c'è altra chance. Dai, volevo, speravo di metterci meno a fare sta missioncina, così ci salutavamo. Invece, per la vostra gioia, dobbiamo andare avanti. Perché ormai l'abbiamo cominciata. Mancano da ammazzare due. Che fai? Non li ammazzi. Certo, non li ammazzi. Orientiamoci. Ok, dubito che torneranno qua. Ah, ma la zona in realtà è tutto sto cerchione. Ah, che farloccata, ok. Mo me ne sono accorto. Vabbè, meglio tardi che mai, signori, che devo dire. Con calma noi capiamo tutto, però con le dovute calme. Quindi dovremmo poter andare da qua in maniera abbastanza aggressiva e vedere cosa c'è. Sì. Esattamente. Eccoli qua, gli stronzi. Vai di aero estremo, altri vellis. Watch out for high wind. Vai ed è altro. Gonna get windy. Mamma mia, ora che abbiamo capito quanto andiamo aggressivi. Hang back. Sì, ma devi stare fermo, disgraziato. Odio. Ti odio. So it's my turn? Sì, è il tuo turno, vada. Watch out for high wind. Vai. Gonna get windy. Vai. E basta. It's your turn. Let's do this. Olè. E doppio olè, mamma mia. Quanta violenza, una volta che abbiamo capito siamo stati. Porca troia! Che cazzo ci fa? Ah no, è morto, ok. Forse sarà nascosto. Torni. Sì, sì, perché l'abbiamo fatto. Grande. Ok. Dai, abbiamo fatto un attimo di adattamento contro quella tripletta de stronzi, ma poi l'abbiamo fatta alla grandissima. Bene così. Bravi, soprattutto bravi. Caccia il grano adesso però. I heard you got them all, right? Robots from the reactor getting lost in the slums. Must be because of the explosion up top, huh? They must have thought they were protecting the reactor and figured I was trespassing on their turf or something. Maybe. Almost feel sorry for him, getting all lost and confused like that. Oh, what am I saying? Man or machine? Shinra bitches get what they deserve. Now, hold on. Anyway, I think it's safe to say our work here is finished. If you're ever in the market for a Merc again, remember, you can count on Cloud. Sure. And sorry about putting this on you all of a sudden. I'm really glad you were willing to help out, though. Thanks again. Ma di nulla, caro. Actually, while you're here, I've got another favor to ask. There's this old guy who hangs out in front of the weapons shop. I think he might need your help. Mind talking to him? Va bene, lo faremo. Allora abbiamo un paio di storie protettive, forse anche una roba che non sono riuscito a leggere. Guarda che assembramento, ma il metro di distanza qua, scusate, le mascherine. Ma guarda che zozzeria. Allora, adesso abbiamo due missioni secondarie, una appena fatta, c'è spawnata perché ce l'hanno detta. E quella di prima qua, che però, come detto, andremo a farne la prossima volta. Ecco, abbiamo fatto questa secondaria extra, però come detto faremo tutto quello che c'è di secondario da fare, insomma. Cioè, poi capiterà che me perdo qualcosa, ma perché vabbè, perché ci si perde, ecco. Però prossima volta cominceremo la live facendo le cose secondarie e poi qua ci abbiamo una cosa primaria, tutto fare in trasferta, ecco, perché effettivamente ci stiamo facendo un nome anche negli altri settori, molto bene. Signori, che dire, se non ringraziarvi ancora una volta per la vostra meravigliosa presenza insieme a me. Grazie mille davvero per aver condiviso anche questa puntata insieme, spero di rivedervi molto presto. Final Fantasy tendenzialmente torna domani, quindi abbiamo fatto due appuntamenti, quindi torna domani, penso già di mattina, dai, vediamo un po',
Comunque torniamo ovviamente. Grazie ancora e dai, dovremo vederci ancora nel corso della giornata e al massimo entro domani. Grazie mille ancora veramente. Alla prossima. Ciao ciao, buon proseguimento.